Bagnarese, dunque, qui su Stadio Radio. Buonasera, mister. Buonasera. Dunque, mister, oggi questa partita iniziata in ritardo, un po' di... come dire, c'è sempre la Bagnarese ultimamente quando si comincia. Non è colpa vostra, Non è colpa vostra. Abbiamo avuto delle... ma il campo oggi era un pochettino tutto alzato, l'hanno dovuto bucare per farlo gonfiare e poi abbiamo iniziato quasi con un'ora di ritardo. Eh sì, poco fa ci è stato dato il finale di questa partita, una partita che vi vede perdere di misura su un campo difficile, però le chiedo, mister, se ha inciso magari un po' di fatica accumulata proprio in settimana, perché comunque in promozione giocare anche con l'infrasettimanale non è facile per nessuno. Può darsi, all'inizio forse sì, anche per il fatto che abbiamo che prima gli alberi non volevano che iniziasse, poi invece è andato tutto bene, però loro onestamente sono una buona squadra, ci hanno messo in difficoltà all'inizio, ma poi il secondo tempo abbiamo giocato meglio, cioè potevamo segnare noi e... peccato, c'era un rigore quanto, non quanto una casa, ma quanto uno stadio. Però l'albero ha detto che niente, con la mano larga, peccato, però in compenso abbiamo giocato con grinta. Quindi sostanzialmente, mister, questa prestazione le lascia indicazioni positive in vista del prosieguo che nell'immediato vi vedrà dover affrontare l'Archi, oggi uscito sconfitto in casa. Purtroppo l'abbiamo detto, ogni partita sarà una battaglia, perciò adesso pensiamo all'altra. Ormai è passata questa, perciò pensiamo a sabato prossimo e cerchiamo di rimetterci in sesto in questa settimana che non abbiamo partite infrasettimanali. Quindi potrete preparare al meglio questa gara. Grazie, mister, per essere... Buonasera a tutti. Grazie a mister Taverniti della Bagnarese per essere stato con